Buongiorno a tutti, vi parla Unicorno007 in questo nuovo episodio di Minecraft Technic Pack. Allora, l'altro episodio ci siamo fermati qui, in questa casa, come vedete fuori stanno passando i lupi mannari. E questo casino è soltanto causato dagli urli che fanno, però non pensateci. Anzi, adesso metterò... Sì, siamo già su... Se non è che si è cambiato molto. Comunque, Tiny... Short, ok. Va bene. Torniamo al gioco. Come vedete, questa era la nostra prima casa e qui sotto c'era la nostra miniera. Allora, ho scoperto che io non sto usando questa. Cioè, non la voglio usare. Però, per sapere come si craftano degli oggetti, bisogna cliccargli sopra con R. Cioè, se io ad esempio... Aspetta adesso che lo trovo. Voglio sapere come si crafta... Un attimo, Allora, la lock knife... Se clicco su R e me lo dice, cioè non lo posso craftare, però aspettate, ho sbagliato a cliccare. Quindi se adesso io ad esempio trovo, oh, cos'è successo? Niente. Cioè se ad esempio io adesso ho, anzi no, mi mancano, però non ci sia in giro nessuno, c'è uno zombie. Chi sono questi? È un topo. Chi è quello lì? Muori? Grande, mi ha dato un po' di carbone. Chi sei? Chi sei? Oh, sono uno stupid. In chi? Vuoi una spada? Vediamo se gli do un piccone cosa fa. No, non fa niente. Ah, aspettate, la sta bruciando uno zombie. Tieni un piccone. Scappa, barbone. Non scappare. Ah, non lo prendo, vabbè. Vieni dentro quindi, boh. È una persona che ci sta guardando, è uno spettatore, cosa che vuol fare? Non mi fido! È una persona pericolosa. Ah no, cosa che devo fare? Giusto, prendere della legna. Vediamo se lo picchio. Dove è andato? È sparito. Oh. E là c'è un ragno. Come vedete comunque, credo che ci sia anche la mod dove, infatti, se si rompe la base dell'albero cadono un occhio di pezzi. Con quell'albero che era rimasto lì, infatti, non succedeva. Eccoti qua. Sentiamo. Sei pazzo. Ho trovato una persona pazza in Minecraft che mi fa compagnia. Cogliti. Allora, ad esempio, io questo lo devo far così, perciò... Perfetto. Ok, cioè, ad esempio, scusate. Se io faccio così, metto uno di te, di pietra, credo... infatti, lo knife. Vediamo che differenza rispetto. Wow, una fatina credo, vabbè. Ad esempio proviamo a uccidere. Che zombie strano. Ehi, allontanati. Oh, è da lanciare. Ah, ok, credo che sia un normale coltello. Guardate, ti becco. Wow, che gran lancio. Un cervello di zombie. Sembra buono da mangiare. Poi vediamo dove era la nostra amica mucca. Oh, ciao mucca. Per esempio, se mi fermo qui e gli lancio il coltello... Aia, dove sei? No, se stai ferma... Ferma! Ti ordino di fermarti. Grazie. Ah, mi ha dato un po' di pelle. Aia, non mi ero accorto, scusate, di aver fatto questo errore. Cosa mi sto scusando cosa? Ok, torniamo alla base. Come vi ricordate, la nostra visuale non è perfetta. Allora... Cioè, ad esempio, se io voglio sapere come si crafta sta fornace, vediamo. Oh, no, non la crafterò mai il buffer. Poi non so neanche molto a cosa servono, perciò. Cioè, ad esempio... Stanno anche colorando i blocchi. Comunque, cioè, se io voglio sapere, ad esempio, questo casco, dovrei trovare un cristallo d'energia, comunque credo si faccia... Il vetro, il carbone, una piatta di carbone. Poi vabbè, c'è tutto il meccanismo dietro. Anche questo è molto lungo. Oppure ho sentito di un jetpack che potrebbe farmi molto comodo. Questo è l'appack. No, adesso solo che lo trovo. Vabbè. Oppure aspettate, cos'è? Che ho visto di striscio. Ah, ok, i picconi colorati. Sì, i cristalli. Sono anche molto forti. Poi ho sentito ci sono un mucchio di altre cose, vabbè, un mucchio di oggetti.
Andiamo a esplorarne un po' adesso, aspettate. Come ad esempio la Nano Saber. Sì, ma devo scoprire come si fanno queste. Carbon plate. Ah, ok. Come si fa la carbon plate? Eh? Il round carbon inizia da che procedimento? Cold dust. Ah, ok. Cold dust si fa. Oh, porca miseria. Vabbè, un procedimento molto lungo. Comunque, ad esempio, tutti questi oggetti viola, se vuoi sapere, la spada titanio, spada di titanio, ecco, perfetto, devo trovare due di titanio. Il blocco di titanio si trova, grazie a, aspetta, non cambia niente, Vaporous Crystal e il lingotto di ferro. Vabbè, quindi adesso continuiamo normalmente. Allora, qui avevo trovato una bella miniera, perciò riscendo. Intanto mi mangio la mia costoletta. Scusate se voi non vedete, però. Ecco qui ad esempio. Ah no. Ho sentito un rumore che non mi piaceva, tipo slime. Ok, tutto a posto. Ok. Poi qua c'è un crepaccio. Oh, non mi piace questo rumore. Porca miseria, un creeper. Vai, esplodi. Vai. Bravo. Oh, grazie. Ehi, che misera esplosione. Allora, qui c'è del rame, poi dovrò scoprire cosa fare con del rame. Scaviamo il rame. Oh. Mi piace anche quel rumore. Soffocato di uno zombie. Aia. Cos'è stato? Ah, niente. Prepariamoci col nostro coltello di pietra. Qui c'è qualcosa. Vediamo. Wow, si è trovato qualcosa. Eccoti. No, sembrava uno zombie. Invece era solo dell'acqua. Vediamo se questo si può scavare normalmente. Sì, chissà cosa farà poi, poi lo scoprirò. Qui c'è del rame. No. Vai, prendiamo il rame. Grande, c'è una piccola miniera di rame. No. Ok, questo è il rumore di qualcosa. Grande, un cristallo. Vai. Quindi mai dovrei andare alla ricerca del ferro, però qui trovo sempre soltanto rame. Oh, là c'è del ferro o qualcosa di simile. Può darsi anche che sia oro. Aia. Oh, questo rumore non mi piace. Là c'è qualcosa. Questo è pieno. Allora, adesso. Allora, la casa è lì. Quindi qua faccio un nuovo punto che chiamo miniera. E lo coloro, sì, vabbè, è uguale. Sempre. Ad esempio, questa è la miniera. Togliti. Ah. Secondo me il ragno adesso mi fa un agguato, però. Oppure puoi anche darsi che sia qua sotto. Mi preparo una piccola scaletta per scappare poi. Vai. Non voglio morire. Poi anche questi rumori potrebbero anche evitarli. Vediamo. Adesso devo pianificare i miei movimenti, cioè. Allora, devo andare di lì a prendere il ferro e quell'altro materiale. E di qui prendere il carbone e quell'altro materiale, ok. Un'altra piccola scaletta. Va bene. Carbone. Perfetto. Mizzega, che rumori! I rumori sono una cosa principale di un gioco horror. Ok. Allora sotto vedo altro materiale, credo sia oro se non mi sbaglio. Allora, se per caso si riesce a tappare questo buco, grazie. No, eccolo là, lo zombie. Tra l'altro è uno zombie cattivo. Vieni qua. Vieni qua. Vai. Non so che tipo di zombie sia, però. Però lo scheletro arciere no. Tutti tranne quello. Io odio gli scheletri arcieri. Vai, attacchiamo questo povero zombie che vuole farmi paura, infatti non fa. No. Sua faccia. Che comunque sia un normale zombie. Da cui. Cappero loro scheletro arciere. Mangia, mangia. Vai a quel paese! Non mi uccidere! Vai a quel paese! Mancato, ti sta bene. No, 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 non posso morire, non posso morire. Grande. Che partita. No.
Non fatemi più scherzi del genere. Ok, adesso devo stare attento a fare i miei soliti passi. Là c'è il ferro, non mi ero neanche accorto. Quindi, questi soliti rumori. Mettiamo. Ah no, le torce ce le ho già, scusate. Perfetto, stato, stiamo recuperando vita. Stiamo qui tranquilli. La mia solita tattica, mamma mia. Ebbene, non mi attacca, che ingenuo. Mi sa che qui ho potenziato qualcosa, ad esempio gli scheletri. Aspettate che io ho il mio coltello. Quindi. Che pizza che siete. Allora, scusate, massa da codardi, ci devo mettere un attimo in pacifica. Perfetto. Oh, che bello non sentire più quei rumori. Adesso trovo sicuramente qualche altro animale. Uno scorpione. Oh, però almeno posso prendere tranquillo le mie cose. I rumori ci sono comunque, ma non mi fanno paura. Ah, questo che nuovo elemento è? Sta zitto. Quello mi sembrava uno slime, ma non credo ci siano mostri, perciò. Sarà uno sgocciolare dell'acqua delle mod. Che voi non state vedendo molto, vero? Peccato. Non sapete cosa vi state perdendo. Ok, di carbone credo siamo a posto. Ah, l'ho visto anche del rame. Questo cos'è alla fine? Ah, è quel solito elemento che adesso scoprirò bene cosa sia, se riesco magari a chiudere questo stupido buco. Con anche la ghiaia. Lo metto anche, aspettando. Oh, alleluia. No, no, no. Odio quando l'acqua fa così. Ok. Perfetto. Oh, che bello. Tra poco rimetterò in normale, non preoccupatevi. Soltanto lasciatemi prendere questi minerali che mi aspettano. Ok. E dov'è che li avevo anche visti? No. Meglio. Ah, ok, qui c'è questo strano minerale. Anche di qui. Qui c'è un po' di rame. Perfetto. Ero proprio sotto la mia casa, perciò luce quel solito materiale. Allora, rame in questo materiale. Questo materiale credo che stia molto vicino al rame, a qualche. Vabbè, non parliamo, ok. Ma comunque credo sia sempre importante. Wow, una zana. Vediamo. Wow, quanti cristalli, aspetta, aspetta. Se no perdo il filo. Oh, mamma mia, che minazzo. Ah no, questi vanno. No, aspetta. Vabbè. Mamma mia, quanti minerali, signori. Allora, andiamo per ordine logico, cioè, innanzitutto prima prendiamo più ferro possibile, che poi portiamo su a cuocere, oppure anche qui creiamo una piccola fornace. Possiamo creare una seconda base nella caverna. Adesso devo rimettere in pacifica o capper, cioè devo rimettere in normale. E questi non si possono scavare, no? No. Allora, aspetta, aspetta. E allora, innanzitutto, ok. Ah, questo lo mettiamo qua. Poi, così creiamo anche una fornace. Perfetto. Che mettiamo qua. Poi mettiamo dentro un po' di carbone per far cuocere il nostro ferro. Ok. Sta cuocendo, però devo lasciargli un po' di spazio. Va bene. Bene, perfetto. Intanto raccogliamo il resto. Credo che sia, prima ho letto silver, spero sia argento che mi, così mi creo qualcosa di bello. Oppure tiny ore, forse l'argento. Comunque questa diventerà la mia seconda base. Anzi, mi faccio un piccolo rifugio di legno, anche se il legno forse è meglio conservarlo. Aspettate, creo comunque. Bene. Insomma, gli attrezzi servono. Quindi, no, che scemata.
Allora, bene, così, perfetto, dobbiamo cercare di risparmiare sullo spazio, no, così, qui ci sarà l'entrata, perfetto. Questa sarà una piccola miniera che continuerò a usare. Perfetto, perfetto. Questa puntata sarà nominata la puntata dei codardi proprio per la mia scarsa dote nel combattere la mia grande e gigantesca FIFA, vabbè. Però lì credo di che sia meglio ampliarlo oppure come creare un buco. Aspetta. Perfetto. Così siamo a posto. Ho anche il tempo per... se magari non mi laggasse così. Ok. Per creare una porta. No, sì, per pochissimo. Grande. Perfetto. Vediamo quant'è. Sta continuando a cuocere, mettiamogli dentro il rame. Perciò prima di tutto ci creiamo una spada di ferro. Ok, così. Poi un piccone e un pezzo dell'armatura. Che comunque poi aspettate, mi creo anche un piccone di pietra. Perfetto. E il pezzo dell'armatura che sarà non mi ricordo, facciamo i gambali, va, perfetto, così siamo un po' più protetti. Ah, i gioielli. Un rame sta cuocendo, però io direi di mettere a cuocere dopo questo pezzo di carne, perché adesso il rame non so bene, aspettate, cosa serve con cosa. Oh, aspettate, bronzo, vediamo, lì c'è copper. Con cosa si fa il bronzo? Con bronze blend e qua il corpo e copper. Ah, ok, tin. E qui cosa si può creare? Mixed metal. E cosa cambia? Raffinate iron, electro. Non ci capisco molto. Aspetta. Questo ad esempio. Wow! Aspettate, aspettate. Allora devo mettere le torce. Ok. E scavare questo. Ah, ma qui adesso si è creato un'uscita. Anch'io. Ma sarò. Vabbè. E però adesso la chiudiamo. Ok. La chiudemmo. Perfetto. E cosa volevo dire? Ah, ok, prendo questo e metto a cuocere questi bei 16 blocchi. E andiamo a finire di scavare. Perfetto. 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 No, quel rame lì non lo prendo, finché non scoprirò cosa serve. Ah, già, è vero. Come ultima cosa, devo chiamare questo punto in qualche modo, cioè seconda casa. Ok, perfetto. Aspettate, qui c'è molto da fare. Però, io direi di iniziare prima buttandoci, wow, che rischio, e prendendo poi quelli. Non so bene cosa siano ancora, però prendo perché vedo che sono rari. Qui è sempre meglio prendere tutto, un piccolo consiglio che vi do. Poi creare una piccola scaletta artificiale. Se si muove, muoviti. Ok, qui si trova già altro ferro. Bene, bene. E dopo aver preso questi minerali vi saluto. Aspettate, oro grandissimo.
qualcosa che conosco ancora oltre ai soliti minerali e a quelli nuovi. Oro, oro. Ok. Bene. Com'è bello l'oro. Con l'oro ci si può fare l'armatura. O anche qualcos'altro. Vabbè, adesso non so bene. Dungeon, mitico dungeon. Ecco perché c'erano tanti mostri. Porca di quella miseria. E con questa notizia bomba io chiudo e continuerò più tardi. Grazie, arrivederci. Bye bye.